Calcio Style, benvenuti. Prima l'applauso, giusto così, per questa nuova rubrica Total Football. Bentornati amici di Calcio Style, io mi presento, sono Federico Figliola. Oggi, terza puntata di Total Football, ospite. Siamo andati noi da lui, è venuto, siamo andati da lui a rompergli le scatole nel suo ufficio, il procuratore sportivo Adriano Tommasi. Ciao, ben trovati, ma qui gli applausi di prima, perché? Sì, no, no, non solo per me, ce ne Vabbè, mancherebbe. comunque ben trovati, un saluto a tutti. Per chi ti volesse seguire, dove ti possiamo trovare sui vari profili Ma social? guarda, sia su Facebook che su Instagram, sia Adriano Tommasi, che è il profilo della nostra agenzia Fuori dal Campo. Mi raccomando, andate a seguire in tanti e io voglio subito cominciare a parlare con Adriano facendo questa intervista. La prima domanda che ti voglio fare, siccome tu sei un procuratore sportivo, come si diventa procuratore sportivo? C'è un iter da seguire? Sì, allora c'è un iter da seguire che è anche piuttosto articolato e piuttosto complesso perché è necessario sostenere delle prove scritte e delle prove orali. E diciamo che questo esame è molto più complesso di quello che avevo sostenuto io all'epoca. Io sono agente dal 2011 e quando feci io l'esame c'era un quiz a risposta multipla che era molto, molto difficile perché le domande venivano poste in maniera. Invece adesso c'è un esame orale che viene dopo la deregulation che c'è stata nel 2015 e ha un po' fatto tabula rasa di tutte le regole degli agenti sportivi. Fortunatamente adesso con le nuove normative è necessario avere e dimostrare di avere una preparazione tecnica adeguata perché comunque quando tu ti siedi faccia a faccia con un dirigente e vai a discutere termini contrattuali, economici, anche di una certa entità, insomma, è auspicabile che si abbia una preparazione tecnica adeguata, soprattutto per l'interesse del calciatore che tu stai rappresentando in quel momento. Rimanendo in questo tema, c'è un qualcosa che ti ha spinto e ti ha detto io voglio diventare procuratore sportivo? Sicuramente la passione per il calcio e poi sicuramente anche quella per le materie contrattualistiche. Sia io che il mio socio Tiziano Popponi siamo due consulenti del lavoro, quindi nello svolgimento di questa attività abbiniamo spesso le nostre competenze di agenti a quelle di consulenti del lavoro nel momento in cui andiamo a visionare o comunque a trattare dei contratti, degli accordi economici. E sicuramente posso dire che questo è un binomio che viene molto apprezzato dai direttori o dagli addetti ai lavori in genere, che comunque far coincidere queste due competenze non è facile. È molto più frequente trovare degli avvocati piuttosto che dei consulenti di lavoro, però diciamo che la parte contrattualistica strettamente relativa agli aspetti di lavoro, diciamo che se uno riesce ad abbinare anche queste competenze giuslavoristiche, sicuramente ha qualcosa in più rispetto a un semplice agente. Appunto, tu lavori per un'agenzia, no? Che si chiama, ricordiamola, Fuori dal Fuori Campo. dal Campo, andiamo a seguire su Instagram, Sì, giusto? assolutamente sì. Su Instagram e tu appunto lavori con i giovani, no? Con le giovani Sì. promesse del calcio. Cosa vuol dire al giorno d'oggi in questa società lavorare con i giovani nel mondo del calcio? Allora, non è facile. Non è facile perché il sistema calcio Italia non prevede una particolare attenzione per i giovani. Se tu ricordi, Federico, quando ci siamo incontrati in sede di calciomercato a Roma, A l'ultimo Roma, giorno, sì. abbiamo parlato del fatto che Pafundi fosse stato ceduto con prestito e diritto di riscatto a Losanna. Quindi un calciatore del 2006, definito sostanzialmente all'unanimità come uno dei talenti del calcio italiano, che non ha la possibilità di crescere qui, nei nostri settori giovanili o nelle nostre prime squadre, sicuramente ti fa capire quella che è la percezione del sistema calcio Italia dei settori giovanili. Quindi, quando c'è la possibilità, noi mandiamo anche i nostri ragazzi a giocare fuori. C'è anche l'altro rovescio, c'è il rovescio della medaglia, quindi l'altro aspetto. Ci sono delle strutture, delle società, purtroppo sono poche, che hanno dei settori giovanili di grande livello, delle strutture di grande livello, e non parlo magari della Roma, della Fiorentina, parlo ad esempio del Novara, che è il centro sportivo migliore d'Europa,
parlo di alcune società molto serie, per esempio la Fiera di Sandria, sono tutte società che fanno crescere i giovani nel modo migliore. Poi purtroppo, soprattutto nelle realtà più importanti, come possono essere quelle delle squadre di Serie A di primo livello, a volte i giovani sono influenzati da fattori esterni che poco hanno a che vedere con l'apprendimento calcistico vero e proprio. Sicuramente uno dei compiti del procuratore è cercare di limitare queste interferenze per far sì che il ragazzo possa crescere in maniera più genuina possibile e che quantomeno la sua carriera non possa essere compromessa da queste interferenze che non c'entrano niente. Appunto di Pafundi, no? Che è passato da Udinese a Losanna a giocare fuori dal contesto italiano. Ma secondo te perché c'è questa tendenza dei giovani calciatori ad andare via dall'Italia? Perché non c'è la pazienza di aspettarli. Pafundi è stato convocato nella nazionale italiana che aveva 15 anni. Non è stato fatto giocare, ma nel momento in cui tu hai 15 anni e vieni convocato nella nazionale maggiore, in una delle nazionali maggiori più importanti del continente europeo, tu già è importante che stai lì, quindi non è necessario che giochi necessariamente. Pafundi è andato via dall'Italia, è andato in Svizzera, adesso gioca con l'Under 21, quindi come vedi è stato fatto un passo indietro, quindi lui è ancora considerato un talento, ma non è più considerato un talento da prima squadra, tant'è che sta giocando con l'Under 21. Quindi il problema è che qui in Italia non c'è la pazienza di aspettare i giovani, anche le squadre più importanti molto spesso non li lanciano perché ci credono, quindi come la Juventus li lanciano perché sono costretti per problemi di rosa, per problemi di infortuni a farli giocare. Penso anche al Milan. Camarda. Hanno fatto giocare Camarda per quale motivo? Perché non erano più attaccanti disponibili. Leao non c'era, Giroud non c'era, Pulisic non c'era. Quindi sono stati costretti a far giocare Camarda, che tra l'altro ha pure segnato. Non ha segnato Camarda, mi sembra. Mi ricordo che aveva segnato Camarda. No, ha esordito. Io mi ricordo che aveva segnato. No. Ha esordito, tra l'altro ha segnato poi qualche giorno fa nella partita dell'Italia. Quello sì. E questo dimostra che questi sono tutti giovani di valore. Se avessero la possibilità di esprimere il proprio valore, io credo che vigilerebbe tutto il sistema calcio Italia e anche la nazione. Camarda, futuro in Italia o estero, come tutti? Allora, prima non ho concluso il discorso. Le grandi squadre che si trovano questi calciatori, diciamo, di talento, piuttosto che lanciarli in prima squadra, prediligono mandarli in prestito. Io magari faccio l'esempio della Roma, perché qui siamo a Roma e abbiamo più vicine le sorti della Roma e della Lazio. Io penso, quando venne mandato in prestito Florenzi, Pellegrini, tutti questi giocatori che sono stati mandati a farsi le ossa e poi sono tornati più pronti. Credo che il destino di questi calciatori, come Camarda, come Sulé, che la Juventus ha mandato a farsi le ossa. Sta facendo benissimo. Ecco, magari Sulé, vedi, è stato mandato a farsi le ossa. E noi stiamo apprezzando il valore di Sulé, il valore tecnico di questo calciatore. Magari nella Juventus non avrebbe trovato spazio e noi non avremmo avuto modo di apprezzare queste qualità che invece adesso abbiamo modo di vedere. Quindi, non essendoci la pazienza di farli giocare con continuità nelle prime squadre, li mandano in prestito, magari a squadre di minori di Serie A, come può essere Sassuolo, l'Empoli. Penso ad esempio al Napoli, che ha mandato Caprile in prestito all'Empoli. Anche lo stesso Furuno, cioè, non mi ricordo se l'hanno acquistato per definitivo. Ma anche l'Inter, che ha mandato Fabiano al Bologna. Vedi, Fabiano adesso sta dimostrando anche di essere un giocatore di buon livello. Rimanendo in tema Inter, diciamo, sempre il grande rimpianto è Bellanova del Torino. Anche Bellanova, ma l'Inter esempio, è mandato Casale al Chelsea. Esatto. Quindi vedi, non c'è questa grande pazienza, per cui o li danno in prestito, oppure addirittura ricevono la titolo definitivo. Oppure hai la squadra under 22, farli crescere, esatto. Quando sono pronti li fai giocare. Sganciandoci un attimo dal tema calcio, vorrei un attimo parlare della tua esperienza in televisione, no? Dove ti possiamo trovare in televisione, sei ospite di... Sì, io sono ospite della trasmissione Sport Paper TV, tutto in 90 minuti, su Radio Roma TV, in onda tutti i lunedì dalle 21:30 fino alle 23 sul canale 14 del digitale terrestre,
E poi il martedì nella trasmissione Cose di Calcio, che va in onda dalle 21.30 fino alle 22.30, su Cusano Italia TV, il canale 122 del Digitale Terrestre, ma ho notato che ancora anche sul 264 sta, perché poi hanno cambiato il canale, però credo ci sia un periodo transitorio per cui sta sui due canali, ma comunque il canale 122. Perfetto. Sei tifoso, simpatizzi qualche squadra? Ecco, Eccola, guarda, io ti mostro la squadra per cui benissimo, simpatizzo. Io benissimo. l'avevo Allora, nascosto perché dovevo fare un'intervista, però che ne assolutamente la pensi? lascio fuori, altro me lo Vabbè, dichiaravo. Me lo ormai. dichiaravo. Allora, che ne pensi della stagione della Roma? Allora, la stagione della Roma è paradossalmente iniziata compromessa dalla fine della stagione precedente, perché in occasione della fine dell'Europa League si è rotto qualcosa all'interno dell'ambiente Roma. Tutti si domandano cosa si sia rotto, che poi ha compromesso questa nuova stagione. Io credo che nel momento in cui Mourinho, al termine della partita, è andato di fronte alle telecamere, di fronte ai microfoni, a lamentarsi dell'arbitro, non trovando il supporto della società, credo che quello sia stato il motivo per il quale la stagione in corso poi sia stata compromessa, e il primo a capire questo rompersi del giocattolo fu Matic. Noi sottovalutammo molto la fuga, tra virgolette, di Matic, pensando, no, al traditore, al mercenario, via dicendo. E in realtà lui, dall'alto della sua grande esperienza, aveva già capito forse qualcosa di negativo e preferì andare via. Poi è ovvio che è cronaca di questi giorni che i calciatori hanno un po' voltato le spalle a Mourinho, ecco, diciamola in termini così edulcorati, tra tutti i Pellegrini, perché noi adesso nelle ultime 7-8 partite abbiamo assistito veramente a un calciatore totalmente diverso, totalmente differente, un leader vero, in grado di trascinare la squadra con le sue prestazioni, capace di sfornare assist, capace di disegnare, ma l'abbiamo visto anche in nazionale. E come Pellegrini, magari anche qualche calciatore come insospettabile, come poteva essere Mancini, qualcuno più in vista poteva essere Carstorp, perché ha avuto degli screzi con Mourinho già nella stagione precedente, ricordiamo, era stato messo fuori rosa, poi era stato reintegrato. Un po' caso Casdorp si era Sì, creato, mi ricordo, sì. esattamente, che poi era palese che la Roma lo voleva cedere nel mercato di gennaio 2023, invece poi non trovò nessun acquirente. Comunque, tutte queste situazioni che poi hanno portato alla rottura definitiva col tecnico portoghese. Io ero un grande estimatore di Mourinho, sono stato contentissimo del suo arrivo, però poi mi sono dovuto arrendere all'evidenza dei fatti. La Roma non giocava a calcio, non faceva passaggi consecutivi, non si vedeva niente di quello che poteva vedersi in una partita di calcio dove tu magari vedevi Bologna, l'Atalanta, il Frosinone di Francesco. Tu vedevi delle giocate, vedevi delle sovrapposizioni, vedevi degli scambi, vedevi degli schemi, vedevi qualcosa che ti faceva riconciliare col gioco del calcio. Nella Roma tu vedevi palla Palla avanti, lunga, palla tiro lungo, indietro, esatto, sì. palla avanti, palla indietro, palla avanti, palla indietro. Era diventata veramente una tortura, un stillicidio assistere alle partite della Roma. Adesso fortunatamente con Mister De Rossi stiamo vedendo qualcosa di diverso. Per esempio, il quarto gol col Brighton, quello penso è uno spot per il gioco del calcio. L'azione che parte dalla tre quarti difensiva viene sviluppata dal terzino, poi El Shaarawy, Spinazzola si sovrappone, grosso al centro e Preciso, pulita, sì. assolutamente, assolutamente. Chiudendo l'intervista, poi ci sarà un piccolo giochino che Sì. faremo. Un parere in generale su De Rossi e la Roma. Da quando è arrivato, dopo il match con il Milan, se non sbaglio, Sì. fino adesso, un parere in linea generale. Ma guarda, lui, diciamo, i pareri su De Rossi sono molto influenzati dai risultati positivi che sta ottenendo. In realtà, se noi ci soffermiamo ad analizzare in maniera più approfondita le partite che ha disputato la Roma, con la Salernitana, se andare in vantaggio di gol, poi hai subito il gol e hai sofferto. Col Verona più o meno la stessa cosa. Con la Salernitana la stessa cosa. Con il Torino ti ha fatto tripletta Dybala, altrimenti non lo so come sarebbe andata a finire la partita. Con la Fiorentina hanno sbagliato un rigore e tu hai pareggiato al 95esimo,
un gol di un difensore che ha fatto un tiro che forse non gli risulta incredibile, non so quando gli ricapiterà, balisticamente incredibile, sì, di del genere. Con il Sassuolo hai vinto solo 1-0, un Sassuolo senza Berardi, tra l'altro con un autopalo clamoroso. Quindi io, se devo analizzare i risultati, grande applauso a De Rossi. Se devo analizzare in maniera un po' più approfondita le prestazioni, vedo che c'è qualche scricchiolio nell'architrave del gioco della Roma. Nel momento in cui tutte queste situazioni dovessero voltare le spalle alla Roma e a De Rossi, i risultati inevitabilmente sarebbero diversi e di conseguenza anche i giudizi sulla Roma. Perfetto, allora le domande che ti volevo fare te le ho fatte, l'intervista si è conclusa, facciamo un piccolo giochino adesso. Facciamo un giochino, facciamo un giochino. Allora, qui ci sono dei nomi, sì, di giovani calciatori che vanno per meno dai 16 ai 22 anni. Giocano la maggior parte tutti quanti in Serie A. Ottimo. La maggior parte, quindi qualcuno sarà anche in Liga, principalmente in Liga, perché in Premier così così. Tu mi dovrai dire chi scegli tra questi calciatori, stile draft, non so se sei parlato di FIFA o... Ma insomma... Quindi, ci sei? Vai. Allora, iniziamo con la porta. Qui c'è, scusa, dobbiamo fare una formazione. Una formazione. Dei sogni, dei giovani. Di questi giocatori. Vai. Che ti dico io, poi alla fine ti dirò la formazione completa. Ok. In porta, 21 anni Caprile dell'Empoli o 21 anni Turati del Frosinone. Allora, visto che l'ho citato prima, Caprile dell'Empoli. Caprile dell'Empoli, ma cerchiarlo, se no fa poi dopo. Che la tutto. Vabbè, giusto così, si parte col porto. Apprezzano, quindi, ok. Capire, ti permette del Napoli, esatto, quello che citavamo prima. Partiamo sulle fasce, Udogi del Tottenham o Alejandro Baldé del Barcellona? Allora, Udogi del Tottenham ha sicuramente una grande forza fisica e lo abbiamo visto anche qua con l'Udinese, è arrivata la nazionale italiana. Udogi. Bene, quindi ex Udinese, adesso sì, al Tottenham. Sì. Dall'altra parte, questo è un duello, se non sbaglio, tra coetanei. L'altra fascia, dalla parte opposta, dove passeremo ai due centrali, è un duello tra coetanei, se non sbaglio, Kayode e Dorgu. Allora, io ho un debole per Kayode, perché è uno che ha gamba, ha un buon cross, praticamente è molto ordinato, quindi Kayode. Il Kayode abbiamo messo dall'altra parte. Non sento applausi, quindi non sono d'accordo. Vediamo, due difensori centrali, qui un paragone un po' forzato, perché è un giocatore che è rampa di lancio e un giocatore che comunque ha dimostrato tanto con l'Atalanta. Il paragone è tra Oisen della Roma e Scalvini dell'Atalanta. Allora, Scalvini ha un po' arrestato il suo processo di crescita, e quindi credo si sia più o meno stabilizzato. Huijsen ha dato dimostrazione di grande personalità, di ottime doti tecniche e sicuramente ha mostrato di avere degli ampi margini di crescita. Io dico Huijsen. Diamo fiducia ai giovani, quindi sì, sicuramente sì. L'altro difensore centrale, il duello è tra Malik Chao del Milan e Dragusin attualmente al Tottenham dopo. Questo è veramente un duello molto molto interessante. Non hai visto quello a centrocampo? Come? Non hai visto quello a centrocampo? Dopo ti voglio vedere. Guarda, credo Dragusin. Dragusin. Sì. Ok. Passiamo al centrocampo. Primo duello. Ma scusate, perché ciao, diciamo, ancora un po' acerbo, invece Dragusin è più pronto. Sì, è più pronto, ma anche in fase realizzativa l'abbiamo visto col Genoa, che è riuscito anche ad essere incisivo sotto porta, quindi mi sembra al momento il più completo, quindi scelgo Dragusin. Vai al centrocampo. Passiamo al centrocampo. Centrocampo a tre. Il primo duello è tra Camavinga del Real Madrid e Pedri del Barcellona. Ok, ragazzi, qui come scegli comunque... Vai bene. Scegli bene, ma rischi poi di scontentare l'altro che comunque... Sì. Pedri, guarda, vi dico Pedri. Pedri? Sì. Secondo centrocampista, qui anche un duello un po', diciamo, forzato, più che altro per quello che sta facendo un giocatore in questa stagione. Il duello è tra Bellingham e Gavi. Allora, io credo che attualmente qualsiasi calciatore venga paragonato a Bellingham è destinato a soccombere. Vabbè. E allora, io credo che Bellingham sarà il prossimo pallone d'oro... Ma non solo per sé, ma penso per diversi anni. Quindi Bellingham,
A oggi credo sia il più grande talento del calcio mondiale. Beh. Sotto la guida di Gabriele Ancelotti sta facendo benissimo, cioè, senza senso. Assolutamente. Adesso la sfida, l'ultimo giocatore del centrocampo è sfida tra due italiani, uno gioca nella Roma, Baldanzi, e l'altro è Cesare Casadei, che attualmente è al Chelsea. Allora, non è facile, perché il Baldanzi che abbiamo visto all'Empoli non è quello che stiamo vedendo alla Roma, perché necessariamente deve trovare il suo spazio, deve ritagliarsi il suo spazio. Casadei sicuramente è un giovane di grandissima, grandissima prospettiva, credo che però al momento sia più pronto Baldanzi, quindi abbiamo concluso il nostro centrocampo, passiamo all'attacco. Prego. C'è stato più un applauso? Vediamo. Passiamo all'attacco. Qui è un bello di due giocatori che sono, secondo me, a livello di talento, due talenti cristallini. Sono Sule e Yamal. Per il fatto che Yamal abbia una discreta esperienza a livello internazionale, sicuramente lo preferisco a Sule. Sì. Passiamo all'altro esterno d'attacco. Qui occhio a come rispondi: Vignato del Monza o Pafundi? No, beh, allora Pafundi è un mio pupillo, quindi vale per me lo stesso discorso per Bellingham. Qualsiasi calciatore giovane a fianchi a Pafundi, insomma, Pafundi alla meglio sempre. Un gran talento, speriamo riesca a esplodere. Ma prima speriamo che gli venga concessa la possibilità di mostrare il suo valore. Chiudiamo con l'attaccante. Il duello qui, anche qui è un po' un paragone forzato: Højlund o Zirkzee? Allora, diciamo che Højlund già dall'anno scorso ha mostrato delle doti importanti. Zirkzee, bene o male, da quest'anno è esploso, tra virgolette. Io dico Højlund. Sì. E quindi la formazione completa è Caprile in porta, difesa Udogi, Dragosin, Oisen, Kayode, centrocampo Pedri, Bellingham, Baldanzi, Yamal, Højlund e Pafundi, davanti mister Tomasi. Per retrocedere, perfetto. mister Tomasi. Io ringrazio, grazie a voi. Ringrazio te per aver partecipato a questo nuovo format Total Football, e un saluto a tutti, ragazzi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.